In una settimana che è stata grandemente segnata proprio dal nostro focus sull'economia, default, punto di domanda, come evitare la crisi, sono intervenuti autorevoli economisti, c'è stata una rappresentazione assolutamente generale e trasversale per quello che riguarda la partecipazione politica, ognuno dei nostri ospiti ha detto la sua. Riprendiamo l'argomento economia, lo facciamo con il professor Pietro Garibaldi, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi di Torino. Professor Garibaldi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Io parto subito da una curiosità, studio dell'economia italiana e cosiddetta europea e studio dell'economia da un punto di vista americano, anche perché la sua carriera inizia proprio, se non sbaglio, negli Stati Uniti a Washington, dove ha lavorato per anni come economista, giusto? Ricordavo bene? Giusto, al Fondo Monetario. Esatto. Due modi diversi di vedere l'economia, parlo di Europa-America, o lo stesso approccio? No, diciamo, vi sono, tra la professione degli economisti, vi sono sentimenti, relazioni, non solo sentimenti, ma teorie, analisi molto, molto simili e molto condivise. La società invece in cui si vive è molto diversa, i valori della società sono molto diversi e il sistema economico è molto diverso. In America chi è povero sostanzialmente viene considerato uno che se l'è cercato. In Italia spesso, in Europa è sfortunato. Questo è l'accettazione della diseguaglianza che c'è in America è impensabile. La coinvolgo su un tema che ha grandemente scaldato proprio il dibattito sull'economia. Alcuni suoi colleghi sono intervenuti e alcuni di questi hanno sostenuto la cosiddetta più linea istituzionale, altri invece una linea più reazionaria. Molti di questi, parlo del fronte dei reazionari, hanno poi invocato un sistema che è già stato praticato e sembrerebbe anche con successo in Italia, ovvero battere moneta e tornare alla nazionalizzazione della banca. Rispetto a questa idea, a questa proposta, come si pone, professor Garibaldi? Ma l'Italia ha un vero problema che è quello della crescita economica, c'è una via, il problema della crescita non si risolve nemmeno con una impensabile, secondo me impensabile a questo stadio uscita dall'euro per tornare a battere moneta. Il problema della crescita è un problema di economia reale, è un problema di riforme strutturali, quindi non si deve pensare che l'Italia possa tornare a crescere realmente soltanto attraverso una fantomatica, ancorché poco realizzabile, uscita di fuga dall'euro. Il professor Garibaldi, Giorgio, ha anche scritto un libro che noi consigliamo, Chiare Lettere, editore, correggetemi se sbaglio. Esattamente, riforme a costo zero. Buongiorno professore. Buongiorno. Ecco, subito la domanda è questa, insomma, ci sono quindi delle riforme a costo zero che si possono fare perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di un lavoro editoriale di questo tipo. Tra l'altro un lavoro a due mani, come si dice, a due penne, anche con il professor Tito Boeri. Boeri, giusto? Giustissimo, sì. Ecco, la prima difficoltà innanzitutto, quindi scrivere un libro a più mani, una No, ma domanda. noi come economisti siamo molto abituati a lavorare insieme, anzi, una delle cose più belle della nostra professione è proprio quella di lavorare con colleghi e correggersi a vicenda e cercare un circolo virtuoso nella produzione di idee. È una delle cose più affascinanti della nostra professione, quella di lavorare insieme. Ma al di là di ciò, Tra le forse è 10, importante. chiedo scusa se Prego. la interrompo per i tempi radiofonici, tra le 10 proposte per tornare a crescere, quale, la più interessante, la più curiosa, quella da divulgare con più velocità, insomma? Ma forse la cosa che noi riteniamo più importante è il superamento del dualismo tra precari e non precari attraverso un contratto di lungo periodo a tutele crescenti, ossia uno dei grandi problemi del mercato del lavoro è la separazione tra precari e non precari. La nostra idea, che fortunatamente è già un po' più avanti, ha già anche un disegno di legge che speriamo adesso magari possa passare in legge, è introdurre un contratto unico a tempo indeterminato con tutele crescenti nel tempo. Questo
è una delle più importanti. Una completamente cambia la prospettiva è sull'immigrazione, ossia considerare l'immigrazione come una risorsa, come un investimento a cui puntare invece a cui difendersi. Nel libro suggeriamo che bisogna cercare di attrarre immigrati con alta istruzione. Uno dei problemi dell'Italia sappiamo bene che è la difficoltà del sistema istruttivo, istruzione. Se riuscissimo ad attrarre immigrati non nei barconi ma ad alto capitale umano, ossia nelle aree universitarie, cambierebbe molto la prospettiva. E in alcune cose sono paradossali, perché noi spesso abbiamo studenti immigrati stranieri nelle nostre università che poi quando finiscono i corsi di studio non permettiamo loro di cercare lavoro nel nostro paese, e di fatto dopo averli formati li obblighiamo per cercare lavoro ad andare all'estero. È paradossale. Anche perché la finanza mondiale non ha previsto neanche questi aspetti sussidiari, no? Cioè, poi sì, c'è una degenerazione dei progetti quando questi passano in mano agli uomini, professor Garibaldi, che fanno implodere tutto un mondo, anche quello più umano, segnato alle aspettative. E mentre parla, a me viene in mente l'autorevolezza sua e del professor Boeri. Cioè, è inutile, si presentano soli, sono due nomi giganteschi per l'economia e lo studio. Ed è un libro bello, secondo me, qui il piacere di promuoverlo a titolo assolutamente amichevole è anche l'editore Chiare Lettere. Si parla di questi 10 punti di riforma rivoluzionari, 10 proposte a costo zero per rivoluzionare il paese: immigrazione, università, lavoro, decentramento, crescita, famiglia, pensioni, credito, politica e giovani. Il professor Garibaldi poi credo che si sia sempre distinto anche per la competenza e l'onestà intellettuale alla quale l'ha applicata. Però voglio con lei fare un'ultima considerazione prima di congedarla. I politici hanno sempre paura perché hanno capito quanto la classe che rappresentano sia fortemente incrinata, depotenziata dall'economia, dalla finanza, da questo potere invece che è soverchiante e che lo controlla. Quindi, tranne Di Pietro con quel suo aspetto e quella sua dialettica anche un po' rurale, è stato l'unico che ha detto no contro Monti perché sarebbe il governo delle banche. Non si poteva fare una scelta diversa, ancora una volta una scelta questa di Monti dettata dal Fondo Monetario Internazionale che ingerisce grandemente sul piano politico italiano? Guardi, la scelta prima di tutto l'ha fatta il Presidente della Repubblica, direi, magari ha sentito varie istituzioni, ma la vera scelta è stata quella del Presidente della Repubblica, che in questo momento io penso che veramente rappresenti gli italiani, quasi tutti gli italiani si identificano forse con questo signore, ricordiamo, di 87 anni. Dice di Giorgio Napolitano? Sì. Noi raccogliamo un grande dissenso e una grande impopolarità del presidente Napolitano, però sono considerazioni assolutamente... Ah sì, davvero? Molto, molto. Da quando rifiutò l'intervista ad eurodeputato al collega tedesco che parlava dei privilegi, al figlio che lavora all'antitrust, alla famiglia che sono anni che gode di tutta una serie di privilegi di cui guida la classe politica. Quindi non è... ci sono due mondi dell'informazione, lei lo sa professor Garibaldi, c'è un mondo dell'informazione istituzionale, quella patinata e ingessata, e c'è un mondo dove la gente, in realtà come le nostre, può dire davvero quello che pensa nella compostezza di questo esercizio che è la libertà di espressione. Su Napolitano riconoscono quello che è il grande vecchio di un mondo che sta praticamente precipitando, e se non è Giorgio Napolitano il più imputabile di questa tragedia, mi scusi professor Garibaldi. I confronti in questo modo sono veramente piacevoli. Il problema è quando poi spesso si degenera. Guai. Invece voi siete assolutamente candidi. Per me non lo dico, mi dispiace che lei ha detto questo, perché io volevo dire un'altra cosa. Per me è un onore avere Pietro Garibaldi che interviene e parla. Chiare Lettere, editore di Travaglio, avvicinato da Elio Veltri. Esatto, è una bellissima esperienza editoriale, credo che in un momento come questo è una bellissima, infatti noi siamo molto contenti di averlo fatto da Chiare Lettere, ci sembrava l'editore giusto. Certo. Però è bello perché poi la discussione nella civiltà, nella compostezza con la quale si anima, si designa, dovrebbe includere quelle voci che vengono sempre marginate, no?
Mentre ci sono persone che, mi creda, con molta compostezza intervengono e dicono: ma come mai nessuno mi dice a me che il figlio di Napolitano è all'antitrust? Come mai nessuno mi dice che gode da 50 anni degli stessi privilegi di cui gode la politica? Perché evidentemente quando succede questo, e la saluto davvero professor Garibaldi, certo, mi ricordo cosa disse Sergio Zavoli, giovanissimo, ad un processo alla tappa, Fausto Coppi gli rivela che lui ha preso degli strani farmaci, già è doping, sì, e allora corre dal direttore della RAI dell'epoca e gli dice: direttore, io ho uno scoop sensazionale, il campionissimo mi ha detto che anche lui fa ricorso alla bomba. Il direttore della RAI si alza, apre la finestra che squarcia su una Milano devastata ancora dalla guerra, è stata una delle città meno colpite tra l'altro, sì. Ci vede Sergio Zavoli questa? Sì. Se noi al sogno degli italiani di ripresa dicessimo che il loro campionissimo è dopato, verrebbe giù altro che la seconda guerra mondiale. Si vive anche di sogni e di illusioni. E se ne andò. Allora, comunque, detto in strada, l'Italia dà il meglio di sé nei momenti più drammatici. Pensiamo al mondiale del 2006 che abbiamo vinto. Lei dice... Quindi io in questi giorni ho la speranza che l'Italia se la possa fare, anche perché siamo veramente in una situazione difficile e spesso davvero i colpi di reni il nostro paese li dà quando siamo sul bar. Basterebbe poco, basterebbe prendere, che non è poco, vista la bravura, e Pietro Garibaldi, Tito Boeri, fare una convergenza ideale di opportunità per i... Noi abbiamo, grazie a voi, possiamo dimostrarlo questo, enormi potenzialità. È che veniamo sempre distanziati dalla contrada, dalla fazione. Li mandiamo via. Purtroppo. Professor Garibaldi, complimenti, consiglio questo libro. Riforme, grazie mille. Riforme a costo zero, il professor Pietro Garibaldi e il professor Tito Boeri. Bello, bello, bello. È un'esperienza non più nuovissima, anzi di grande considerazione, quella di Chiare Lettere. Immigrazione, università, lavoro, decentramento, famiglia, pensioni, credito, politica e giovani. Solo informandoci possiamo acquisire quegli elementi ideali per una crescita sociale che credo oggi viene anche reclamata dai tempi con estrema urgenza. Grazie di cuore, professor Garibaldi. Arrivederci a voi, grazie a voi. Grazie.